chi arriva oggi? Babbo Natale. Arriva Babbo Natale. Oh, dobbiamo preparare tutto, Ani, eh? Il latte, la carota, il biscottino. Ma stasera, adesso ancora è presto, abbiamo un po' di commissioni da fare. Dobbiamo anche andare a prendere chi? Sì, Daniel. E poi torniamo a casa e si inizia con la preparazione. Io preparo da mangiare per la vigilia e poi stasera prepariamo il latte, ok? Sei contenta? Eh? Ti sei comportata bene quest'anno? Pensi di ricevere tanti bei regalini, amore mio? Buongiorno a tutti ragazzi e buona vigilia di Natale. Questa notte arriverà Babbo Natale e ci porterà tanti regalini. Noi siamo super pronte a preparare tutto per questa sera, compreso il lattuccio con il biscottino e la carotina. E voi? Avete preparato qualcosa per Babbo Natale e le sorelle? Scrivetemelo nei commenti. E questa sera che cosa farete di bello? Super crepe pronta per Anastasia e iniziamo bene così la vigilia di Natale. Buon amore! Buon Natale! Yeah! Amore, buon appetito amore. Grazie. Ecco che arriva Vanessina, buongiorno. Hai fame? Ma che giorno è oggi? 24. E che cosa succede stasera? Arriva. Oh, dobbiamo fare tanta attenzione, eh? Dobbiamo nasconderci benissimo perché se ci vede non viene, eh? Ok? Sulle scale come quella volta. Sulle scale come l'anno scorso, ti vuoi nascondere? Va bene, va bene. Quando sentiamo qualche strano rumore, corriamo sulle scale e ci nascondiamo, va bene? Sei contenta? Sei stata brava quest'anno, pensi che riceverai dei bei doni? Speriamo. Adesso andiamo a mangiare? Siete pronte bimbe? Sì. Vediamo un po'. Dai, che usciamo e iniziamo la nostra prima tappa di questa vigilia di Natale. Ragazzi, volete che vi dica la mia filastrocca? Dai, dilla. Filastrocca di Natale. Faccio un albero speciale di palline caramelle con la polvere di stelle. Che bello. Faccio un albero a colori che fa felici tutti i cuori. Oh, e poi scrivo tra i regali: siamo tutti quanti uguali. Brava, bravissima amore. Intanto c'è il robottino che pulisce i pavimenti e fa un gran casino. Ecco, dicembre, Natale è arrivato, per un Natale più indifferato. Sistema la slitta in carta e regali, attacca le renne un paio di ali. Per arrivare ancora più in fretta in ogni casa c'è un bimbo che aspetta. Ma sei bravissima! Fatti, come fai a ricordarti a memoria tutte queste filastrocche? Gli occhi gli brillano e sfreccia sui tetti. A mezzanotte con lancio robusto ogni regalo andrà al posto giusto. Esatto. Ed è quello che succederà questa notte a mezzanotte. E più quei lanci saranno precisi, più fioriranno sui volti sorridi. Ma brava! Ah, ma stavi leggendo. Non è vero. Ti ho beccata, scherzo amore. Dai, andiamo, metti le scarpe, Vane. Allora, venite con me. Andiamo a vedere che cosa ci mostra adesso Vanessa. Allora, il negozio di scarpe sulle scale. Quale scarpe, da. Quale scarpe metto? Queste della Levi's? O queste del niente? Del niente. Belle, queste qua chiare. Per come sei vestita ti preferisco. Scarpe. E io poi ne messo. Quelle hai già messe, va bene così. Va bene così perché dobbiamo andare. No amore, fa niente, tanto guardate ragazze, dobbiamo stare solo in macchina, dobbiamo andare a portare dei regalini, che è arrivato il Babbo Natale a casa nostra per una nostra amica, e poi andiamo a prendere Daniel e torniamo subito a casa perché io devo preparare lo stufato e ci vogliono 4 ore. Siete pronte? Siete cariche? Siete curiose? Ma secondo me sono più felice io di voi, non so, denoto questa cosa. Che... Io sono felice per il regalo. Eh beh certo, tu per che cosa? Anch'io. Anch'io. Eccoci pronti per partire. Ciao amore, vediamo un po' cosa c'è qua. Qua ci sono dei regalini e un bel cesso. Adesso andiamo a portare questi regalini e andiamo subito a prendere Daniel, ok Ani? Allora ragazzi, prima commissione fatta, non c'è più un pacco e adesso andiamo a prendere il nostro super fratellone. Ok ragazzi, abbiamo recuperato il nostro super fratellone e andiamocene finalmente a casa. Mamma, ma se Babbo Natale arriva prima di noi,
Noi non ci possiamo andare sulle scale se Babbo Natale arriva prima di noi. Ma no amore, io più o meno sappiamo a che ora arriva Babbo Natale, perché Babbo Natale arriva dopo la mezzanotte. Perché ma dopo la mezzanotte è Natale. È così. Sì. Facciamo finta, adesso è mezzanotte, mettiamo i biscottini, qualche carote e latte. Esatto. E se vediamo, e se sentiamo dei rumori, corriamo subito. Esatto. Più veloce che riusciamo, andiamo sulle scale. Esatto amore, faremo... Prima che entra prima di noi. Esatto amore, faremo proprio così. Ma correre così. Dobbiamo correre velocissimi. Perché sennò se Babbo Natale entra e ci vede, scappa via. Eh sì, non può farsi vedere, capito? Da noi, dai bimbi. Perché non amo correre così, guardate. Allora, adesso mettiamo i biscottini, le carotine, il latte. Mamma, sento dei rumori, vedono scappare. Scappa, scappa, scappa. Scappiamo. Scappiamo. Sì, sì. Magari metti... Simulazione vediamo, perfetta, amore. Se magari vediamo tipo un piede che arriva, uno scappione, facciamo così, guarda, facciamo un ancora. E tre. Terza prova. Un piede. Oh oh. E io dico, mamma, faccio un piede, corri. Oddio. Fortissimo. Ok, amore. Poi ci nascondiamo qua. E poi lo sbicciamo. Va bene. Poi vediamo se Babbo Natale dice qualcosa. Ciao, Vanessa e Anastasia. Va bene, amore mio. Notte. Ok. Adesso calmati, rilassati che hai già corso troppo, ok? Sì. Tra un po' arriva la nonna, io sto preparando lo stufato. Posso dormire? Vuoi dormire? No, posso venire. Beh, sì, certo. Grazie. Io invece vorrei dormire, così quasi un riposino lo faccio. Hai capito tutto quello che dobbiamo fare stasera? Hai capito? Quindi appena sentiamo un rumore o vediamo uno scarpone, dobbiamo correre sulle scale. Forse. Senza ridere, Se no ci sente. Ok? Se no ci sente. Ragazzi, vi faccio vedere come abbiamo apparecchiato giù. No. Tu stai qui perché ancora non abbiamo apparecchiato. Ti ho detto stai qui, altrimenti Babbo Natale non arriva. Posso vedere giù? No, adesso no. No, adesso vado io un attimino. E poi al massimo ti chiamerò, ok? Ma perché non posso? Perché non si può? Perché? Perché papà sta preparando delle cose, basta. Cosa? Two hours later. Allora, manca pochissimo. E sta per arrivare Babbo Natale. Manca solo la cena, sono già le 7:30 di sera. Stiamo aspettando gli ultimi ospiti e... ceneremo e poi arriva Babbo Natale. Però ho sentito dire che Babbo Natale a te non ti porta nulla perché non dai il gatto ad Anastasia. Ma no, però lei non mi dà mai nulla e io ti devo... Gasper, bravo Gasper. Anastasia, mi è venuta in mente una cosa. Ani, non abbiamo impacchettato il regalo a Gasper. Sei pronta? Tu lo sai che tra pochissime ore arriva Babbo? Lo sai, vero? Sai. Ma chi c'è qua con noi? Ciao Annalisa! Ciao Annalisa! C'è anche per me? Ma certo! Ho fatto il regalino di me? Sì, un paio di regalini sono arrivati anche allora, a te. Hai visto che sono qua? Ti sei comportata bene quest'anno allora, non Elisa? Sì, sì, sì. Sei stata brava? Secondo me ho dei bei regali. Meno male. Soprattutto per stare in forza. Sicuro, sicuro. Le tue ossa saranno... più giovani da quest'anno in poi, dall'anno prossimo. Dai, non vedo l'ora che arriva, eh. E voi ragazzi, ne avete di regali? Ve ne porterà regali Babbo Natale? A te niente. A te della nonna. A te niente. Perché ci sono solo per i bambini. E io chi sono? Babbo Natale. Brava. Babbo Natale li porta i bambini, ma io alla mia mamma io l'ho fatto il regalo. Signorina, quando, ascoltami un attimo Anastasia, guardami. Allora, ma quando tu sarai grande e io sarò vecchietta, me lo farai il regalo a Natale? Con questi occhiali? Ah, fatti vedere un po' con questi occhiali, ma sei bellissima. Va bene, aspettiamo che arriva la zia Claudia e i nonni e iniziamo la cena. Buon Natale a tutti, speriamo che vi portino tanti doni. Ma cosa stai facendo te? Cosa gli stai lanciando alla nonna? Ecco, guarda questa. Ale, vai, Ale! Lanciamo soldi! Soldi, soldi, soldi! A few moments later. Allora, amore, e sono arrivati i nonni, sei arrivata la zia, stiamo mangiando. Tu cosa mi hai chiesto adesso? Polenta. La polenta, sì, però mi hai detto che volevi già preparare? Biscottini,
con il latte la corrente. Ecco, però è ancora un po'. È ancora un po' prestino. Adesso lui si sta preparando tutti i doni, li sta mettendo sulla slitta e tra poco parte dal Polo Nord per venire a consegnare i regali a tutti i bimbi, ok? Allora andiamoci a mangiare. Come? Non ti preoccupare che c'è tempo, va bene? Abbiamo ritardo? No, è impossibile. Non ti preoccupare, eh? Adesso mangiamo la polenta, andiamo giù, facciamo un... Intanto io adesso che sono giù guardo il video dell'anno scorso di Natale, voglio dirlo. Ok, va bene. Così mi ricordo, è stato quando l'avevamo, quando eravamo andati, più o meno poi te lo dico quando siamo andati. Ok, va bene. Allora vai a guardare il video? C'è Babbo! Dove? non è vero, mi hai fatto prendere uno spavento. No, se no si vedrebbero le luci. Vedrebbero di Babbo Natale della slitta. Perché Babbo Natale mica può andare con la luce spenta, se no fa un incidente. E prima che fa qualcosa di sbagliato, schiaccia un pulsante a caso. Madonna. Perché non ci vede. Stai scherzando, poi è buio, sì. Nel cielo è buio. Infatti, poi ci sono gli aerei, devi fare attenzione. Devo fare la polenta, amore. Adesso andiamo, Ciao Olivia! Buon Natale, amore! Ciao! Quanto tempo che non riprendiamo Olivia! Allora, sono le 10. Anastasia, dove corri? Ani, vieni qua un secondo. Ciao, amore! La nostra Olivietta. Ascoltami, Ani, sono ancora le 10. Adesso stiamo bevendo il caffè e tra poco andiamo a preparare per Babbo, ok? Però dobbiamo prima sparecchiare, guardate qua che tavolata! Dobbiamo sparecchiare tutto! Mentre papà sparecchia non andiamo! No, stai chiaro! Un secondo, ok, va bene, dai, va bene. Dove la mettiamo la nostra Olivietta? Gira. Non la vedo, aspetta. Gira. Fatti un giretto, Olivia. Gliele abbiamo dati i nuovi snack di Olivia? Sì. L'hai mangiati, Vane? Sì, sono questo. Ah, sì, Olivia ha la casetta di Natale, guardate che bella. Che bella. Ok, allora, tra un po' Anastasia andiamo a preparare, Ok? No, ancora è presto, aspettami un secondo. Anastasia, Vanessa è in fibrillazione, perché tra poco arriva Babbo, amore. Anch'io sono contenta. Tra poco è Natale. Sì. Bimbe, dobbiamo preparare il latte per Babbo Natale. No, il latte nell'altro frigo, Anastasia, c'è un problema. Ecco, brava amore, lascia i biscotti. Allora, Anastasia, ascoltami, non ci sono carote per la renna, però c'è il sedano e ho saputo che alla renna piace tantissimo il sedano, adesso te lo prendo io, ok? Sì. Tu hai preso i biscotti? Hai preso il Ringo? Sì. Speriamo che ti piaccia. Vediamo un po' che quale lettera c'è? La S di Santa Claus. Fantastico. Allora, avete preparato il lattino con la cannuccia, il sedano. Metti il sedano vicino ai biscottini e i biscottini, dai. Guarda che non sono per te, sono per Babbo Natale. Possiamo andare, perché tanto adesso secondo me è ancora un po' prestino. Mettiamo il sedano qua e andiamo ad aspettare l'orario. A few moments later. Bimbe, dobbiamo nasconderci, sta per arrivare Babbo Natale. Ho sentito dire che nelle altre case è già passato. Dai, Ani, non perdere tempo, dai. Venite. Dai. Shh, silenzio. Sì, l'ho aperto il balcone, silenzio, Silenzio. Ciao Gasper. No, lascialo Gasper. Chissà se porta il regalino anche a Gasper. Mamma! No, scusa, hai ragione. Adesso mi abbasso. Vane, sta arrivando Babbo Natale. Sei contenta? Ani, corri! Eccolo, Ani! Ani, aspetta, corri, muoviti! Abbiamo sentito... Corri! Shh, silenzio! Ma passiamo! Oh, Ani, dove vai? Vieni! Non avere paura! Guarda, Ani! Shh.
luce. Oddio, Ani, guarda! Vanessa! Anastasia! Avete aperto i regali! Senti, cosa dici? Avete già aperto i regali! No! E quindi quest'anno... Solo il sacco vuoto! No! Ani, vieni a vedere! Solo il sacco vuoto! Vieni! Perché avete già aperto i regali! Ani! L'anno prossimo... Vieni! Manderete la letterina! No, ma l'abbiamo mandato! La letterina per i regali che vorrete! No. I regali non si aprono prima! Ciao Vanessa! Ciao Anastasia! Ciao! Il gatto l'ha salutato. No, bambine! Non ci ho portato i regali perché li abbiamo partiti l'altra volta! Ani! Si è bevuto il latte! Però si è bevuto il latte, eh! Capito, Babbo Natale! Ani! Ani, hai visto che te l'avevo detto che non dovevamo aprire regali l'altra volta? Lui lo sa. Guarda che Babbo Natale sa tutto, eh? Mannaggia, adesso Ani, vieni qua. C'è il gatto che gli ha risposto. Hai sentito che gli ha risposto il gatto? Anastasia, amore. Lo so, però non dovevamo aprire regali. Mi dispiace, Ani. Andiamo giù a vedere se per caso i nonni hanno sentito qualcosa. Andiamo. Che c'è? Allora, i regali sono... Ma avete sentito dei rumori? Perché Babbo Natale... Perché Babbo Natale gli ha detto che non gli ha portato i regali. Ma tu pensi che davvero ha fatto questo? Ma voi avete sentito dei rumori giù? Ho sentito dei rumori, ho sentito nella Vanessa, ciao Anastasia. Però gli ha detto che nel loro... Forse papà vuitila. No? Papà però non vuitila, babbo. Arrivava dalla Polonia? Era polacco? Secondo me sì. Hai visto? Lui vede tutto, eh. Gliel'avevo detto l'altro giorno di non aprire regali, però... Andiamo a vedere, magari alla... Ma scusate, ma voi non avete... Ma sì. Io ho sentito rumori, allora. Giù, no, secondo me è rumore. Allora, come qualcosa che cadeva dal pum pum. Vero? Pum. Secondo me dobbiamo andare a vedere nella stanza dove c'è il calciobalilla, il calcetto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Guarda, andiamo. Amore. No. Giù dove c'è il calcetto, papà William, perché Babbo Natale è arrivato e gli ha detto che non gli ha portato niente perché hanno già aperto i regali l'altro giorno. Andiamo a vedere. Anastasia, si sa che se si aprono i regali prima. Andiamo a vedere che abbiamo sentito nel rumore. Magari è buono e qualcosa ha lasciato, dai. Ma speriamo. Io ci credo. Lasciano questi, guarda. Che buoni, fichi. Questi sono per me allora. Ha lasciato questo, guarda. Questo ho lasciato, guarda. Andiamo a vedere. Guarda, neanche un pacco. Ti sei prato di aver visto, sentito le mani. Mamma mia, che tristezza. Dai, pazienza. Beviamoci un cocktail. Beviamoci un cocktail. No, ho sentito. Dai, aspetta. Pronti? Partenza. Vediamo un po'. Wow. Ci sono, ma allora Babbo Natale ci ha fatto uno scherzo. È passato. Ani, tranquilla, che Babbo Natale fa gli scherzi. Sei contenta? Guarda che roba. No, mo. Allora Anastasia, Babbo Natale si è accorto che avevi aperto dei regali e ti ha fatto uno scherzo, però non si aprono i regali prima di Natale, ok? Ma i regali ci sono per tutti, dai, vediamo di chi sono. Zia Claudia. Zia Claudia. Grazie, amore. Anastasia. Io devo sapere. Sono i miei, sono già quanti sono.
Wow, bambini. Che spazzolone! Grazie, e allora? Wow! Cos'è che bella! Natale anche da me! Hai visto, eh? Ancora non è finita! Ma tu non hai aperto i regali prima, Che bella, wow! Guarda, ma! Wow, che figo! Vediamo qua cosa c'è! Ma cosa abbiamo qui? Piano, Anastasia, piano! Guardate un po'! Le Reborn, ti piace Vane? Sono le Reborn di Alissa, Alissa Anguria. Vanessa, abbiamo la cucina qua? Mamma mia, oh mamma mia, apri, Anastasia, Anastasia, apri quello con calma, Questo è un set per il viso, poi ti spiego tutto, ok? Bello! Amore, la specchiera per truccarti. Che bello! Anastasia, l'hai aperto? Ah, ti è arrivato direttamente così? La tua cassa, Vanessa, la tua cassa è arrivata, sei contenta? Ti piace? Sei contenta, amore? Cassa e cucina, hai visto? Questo è il supermercato, Vanessa, completo. Lì metti, è un distributore di pasta, quindi chi viene a comprare la pasta tu gliela dai, metti dentro la pasta e gliela puoi dare. Ti piace? Sono contenta. Hai visto che c'è anche la cassa qui? L'hai vista? È un supermercato. Sulla neve. La Nancy, che bellissima. Io le amo queste bambole. Wow. Che belli. Piacciono? Sì. Piacciono, amore. Anastasia, c'è un regalino anche per Gasper. È Natale anche per lui. Apritelo, dai, insieme a Gasper. Cosa abbiamo per Gasperino? Un bel giochino. Gasper, c'è un regalino anche per te, non è la carta. Gasperino, buon Natale, amore. Vediamo un po'. Accendilo. Guarda Gasper, il topino. Ti piace il giochino tuo, nuovo? Vai, grande Gasper, prendi il topolino, Gasper. Allora bimbe, la vigilia di Natale è finita, adesso è già Natale ma è notte, quindi dobbiamo andare a dormire. Tu sei con Charlie? Guardate io che bello, Charlie. Lei. Prendi Emily, facciamo vedere, Charlie ed Emily. Che bellina, no? E lui è il nostro Filippo che abbiamo da tantissimi anni. Lo devi lasciare quel braccialetto, il braccialetto della nascita di Emily. Allora, andiamo a dormire, il video finisce qua della vigilia di Natale e ci vediamo domani con il Natale. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Buon Natale! Ani, ma quanto è stato furbo Babbo Natale che ci ha fatto lo scherzo? È stato un po' dispettoso? Infatti, quando era qua abbiamo visto che noi eravamo sulle scale e lui era qua, ci ha fatto vedere il sacco, era vuoto. Ma vuol dire che lui non era passato di sera, era passato di giorno. Perché se non aveva il sacco, ma siamo andati giù, i regali erano tutti là, non poteva andare giù che con le scale, se no si sentivano i passi. Vuol dire che li avevo fatti di mattino. Esatto, quando noi siamo usciti, hai capito? Era già passato, ma è ritornato per farci lo scherzo, per dirci che lui non ci aveva lasciato doni. Hai capito? Babbo Natale è dispettoso, però noi gli vogliamo sempre lo stesso bene, vero? Sì, noi gli vogliamo tanto bene a Babbo Natale.